Ci troviamo in una valle molto vasta, incoronata da montagne e attraversata da corsi d'acqua che portano verso una pianura ampia. Benché le città siano vicine, siamo immersi nel paesaggio agricolo di Guangxi, regione della Cina meridionale al confine col Vietnam. Intorno a noi ci sono alberi di ciliegio, alti e maestosi. Sono pieni di fiori che il vento di primavera, fra qualche giorno, farà svolazzare a terra. Più in alto, scendendo, abbiamo incontrato le coltivazioni di gelsi e le tipiche cassette di legno che accolgono il riposo dei bachi da seta, filamento fra i più preziosi al mondo. Verso la pianura vediamo altri alberi da frutto, che hanno bisogno di più caldo. Sono carichi di fiori rosa che si trasformeranno in pesche a inizio estate. Ogni tanto ci raggiunge il rumore di camion che trasportano lastre di pietra e vediamo dei cantieri. Sono cave dove si estraggono rocce di marmo, richiestissime all'estero. Ci fermiamo, osserviamo e ci rendiamo conto che qualcosa non torna. A ben guardare, il marmo non è bianco, come quello famoso di Guangxi, bensì rosso. E i ciliegi hanno fiori bianchi, mentre in Cina, come in Giappone, sono rosa. I peschi non dovrebbero fiorire ora, ma a febbraio. E nelle cassette di legno non ci abbiamo trovato solo foglie di gelso, ma anche qualche grappolo dimenticato dall'appassimento invernale. No, non siamo a Guangxi. Siamo in un posto decisamente più piccolo e molto più vicino a noi. Si chiama Valpolicella. Come nasce un mito? Quali dinamiche hanno portato pochi, pochissimi vini italiani a diventare icone universali e riconosciute in tutto il mondo? C'entrano la storia e le storie delle persone. C'entrano la cultura del territorio, l'economia, la geografia. A volte i francesi, altre volte gli inglesi o gli americani. Io sono Jacopo Cossater, faccio il giornalista. E io sono Graziano Nani, entrambi scriviamo di vino. Insieme vogliamo indagare tutti questi aspetti e molti altri, in un viaggio alla scoperta di alcune tra le icone più importanti del vino italiano. Barolo, Amarone della Valpolicella, Super Tuscan. Si chiama Vini Mito, un podcast di Cora Media in collaborazione con Signor Vino. Qui, in Valpolicella, vogliamo indagare i vari aspetti che hanno contribuito alla creazione del mito dell'Amarone. La zona di cui vi parliamo è quella pedemontana a nord di Verona, che ospita la vigna da tempi antichissimi, risalenti all'età preromana. Ma la Valpolicella di cui vi abbiamo raccontato è quella di circa 50 anni fa, irriconoscibile rispetto a quella di oggi, dominata dai vigneti. Infatti, giocando, abbiamo persino potuto fingere di essere in Cina. Siamo negli anni 70-80, quando è sì diffusa la viticoltura, ma non ancora in modo così esteso come lo è oggi. Tanto per cominciare, c'era tantissima economia che girava ancora intorno al marmo rosso di Verona e alla pietra di Prun. Nel 1969 c'erano ancora 140 aziende che lavoravano nel settore, occupando almeno un migliaio di persone. E infatti, Verona ancora oggi accoglie da 58 anni la più grande fiera del marmo al mondo. Non solo il Vinitaly, quindi. Le cave ora ci sono ancora e sono importanti, ma sono concentrate nella parte occidentale della valle, quella che guarda al lago di Garda. C'erano poi tanti più ciliegi, oggi quasi spariti. C'era, e c'è tuttora a Fondovalle, la coltivazione della pesca, oggi GP. C'erano i campi dedicati ai seminativi, e c'era il gelso, che dava il legno per i pali delle vigne e serviva a produrre la seta, che veniva poi lavorata a Venezia e da lì esportata. Una valle molto più agricola e variegata nelle colture, insomma, disegnata dai muretti a secco, chiamati marogne, che rubavano terreno coltivabile ai fianchi delle colline. Ce lo racconta anche Fiorenza Quintarelli, figlia di Giuseppe Quintarelli, storico produttore del territorio e punto di riferimento per la produzione più tradizionale della Valpolicella. Il nostro territorio ha una storia importante sulla produzione del vino, che risale addirittura a un'epoca precedente ai Romani. E sono stati fatti degli scavi archeologici su alcuni insediamenti, anche qua vicino, che testimoniano appunto questa presenza. E sono stati trovati ad esempio dei semi di vinacciolo, dei pezzetti di buccia analizzati e proprio hanno rilevato la presenza ancora in quell'epoca dell'uva, della vite, ecco. Per quanto riguarda la nostra storia, all'inizio del Novecento il mio nonno
nonno Silvio, il papà del papà, portava avanti dei campi con annessi vigneti, questo in Mezzadria. È stato solo nel 24 che ha acquistato una campagna con una casa rurale dove ancora adesso è presente la nostra cantina e anche l'abitazione. Bisogna dire che in quegli anni intanto la Valpolicella era meno edificata, c'era molto terreno ed erano presenti oltre alle viti anche altre culture, in particolare olivi e ciliegi. Poi in ogni famiglia tutti avevano animali da cortile, c'era tanta campagna, quindi si faceva il fieno. Io ricordo da piccolina, ecco, c'era il taglio del fieno che dopo serviva anche come alimento per le mucche, per il maialino e poi tanti orti, perché ogni famiglia, insomma. E noi da piccole abbiamo vissuto quotidianamente questa realtà e ci dedicavamo ad aiutare. Prima, insomma, era un gioco per noi figlie piccole e poi, insomma, via via sempre l'abbiamo preso con più responsabilità, ecco. Adesso per malattie delle culture e per anche problemi, difficoltà di portare avanti più culture insieme, la vigna ha preso il sopravvento, ecco, ad altre coltivazioni. Quindi sono stati spiantati tanti ciliegi, non ce ne sono quasi più, è rimasto l'olivo, ma insomma quello è un'altra pianta della nostra zona che è bene che ci sia. C'erano tantissimi ciliegi, infatti il periodo della fioritura era una nuvola bianca, proprio c'erano, era bellissimo. Poi nella sfioritura il vento, quindi questi petali bianchi, io ho questi ricordi di bambina che, però purtroppo adesso c'è questo moscerino, questa malattia che... E poi, appunto, dicevo, la difficoltà di portare avanti vigna e ciliegio insieme, quindi trattamenti diversi, insomma, ecco, tanti motivi hanno fatto sì che adesso si vedono vigne che sono esplose per un motivo preciso di nome Amarone. Ma questa esplosione va spiegata. L'Amarone, infatti, è un'evoluzione recente per la Valpolicella. Qui il vino della tradizione era il Recioto, un vino dolce prodotto dall'unione di diversi vitigni locali, a partire dai grappoli appassiti su graticci, chiamati arele, posti nei fruttai sparsi per le colline. Si usava, per produrlo, la piccola aletta del grappolo, quella alta e laterale, più zuccherosa, chiamata orecchia del grappolo. Da qui, probabilmente, deriva il nome Recioto, da Recia, in veronese, che significa appunto orecchio. Il Recioto era costoso e prezioso e veniva prodotto per essere venduto ai nobili e ai ricchi. Al contadino restava il Valpolicella, vino rosso spesso rafforzato da questi acini appassiti. Al massimo c'era qualche amarone con ancora un po' di zucchero residuo, quello che Giuseppe Quintarelli chiamava mandorlato, quando sperimentava con Recioto meno dolci. L'appassimento dei grappoli era diffuso perché fino a poco tempo fa l'uva qui faceva fatica a maturare per le temperature rigide del posto. Così si dava più corpo al vino, che al tempo era considerato ancora vero e proprio nutrimento. L'appassimento serve a concentrare gli zuccheri negli acini che con la fermentazione si trasformano in alcol. Più zuccheri, più alcol, ma anche più corpo al vino. Una tecnica che si trova spesso lungo il tratto pedemontano alpino, dove faceva tanto freddo e dove i contadini avevano bisogno di scaldarsi. La viticoltura in Valpolicella, insomma, c'era, era un importante serbatoio per la vicina città di Verona, ma non riusciva a dare da vivere ai contadini. La viticoltura, sì, c'era, era importante, ma non garantiva dei redditi così alti, tant'è che fino agli anni 70-80 del Novecento, quindi fino a una quarantina di anni fa, molti produttori della Valpolicella invidiavano il successo commerciale dei colleghi del Bardolino e del Soave, che spopolavano nel mondo, soprattutto in Germania e negli Stati Uniti. E poi, col successo dell'Amarone, le cose sono completamente cambiate. E anche la critica più antica, diciamo così,
non è che fosse molto chiara con la qualità dei vini della Vallepolicella. Per esempio, Giovanni Battista Perez, che scrisse un libro sui vini veronesi nel 1900, diceva che i vini della Vallepolicella potevano essere secchi oppure amabili, come capita, scriveva lui. Insomma, cioè, parlava di una produzione di vino che era abbastanza lasciata al caso, insomma. I vini comunque più reputati erano quelli, lui scriveva, più amarognoli, più licorosi, spesso secchi, cioè probabilmente gli antenati dell'amarone, che però era una produzione limitatissima. Il vino prezioso della Vallepolicella era il Reciotto, era il vino dolce, insomma. Angelo Peretti è un giornalista e scrittore originario del Gardesano, direttore del giornale online The Internet Gourmet ed esperto di vini del territorio veronese. Come avete sentito, ci racconta di una viticoltura in Vallepolicella non proprio raffinata. Eppure, nel giro di una generazione, è cambiato tutto. È cambiato tutto dal punto di vista del paesaggio, come abbiamo detto, che ha visto aumentare gli ettari dedicati alla vigna a discapito di altre colture a lungo coltivate in zona. Un paesaggio che ha visto aumentare anche l'urbanizzazione in termini di numero di edifici e quindi di aziende dedicate alla vinificazione. È cambiato dal punto di vista viticolo, perché per fare l'amarone servivano uve diverse dal Reciotto. Sono quindi diminuiti drasticamente alcuni vitigni, come la Molinara, troppo acida, e ne sono aumentati altri, come il Corvinone, in passato quasi inesistente, ma con una buccia spessa perfetta per l'appassimento. O l'Oseleta, dei grappoli piccolissimi ma pieni di colore. Sono comparsi persino i vitigni cosiddetti internazionali, come il Merlot o il Cabernet Sauvignon, senza però avere successo, perché poco adatti, loro, all'appassimento. Ma in particolare, nel giro appunto di una generazione, è cambiato tutto dal punto di vista economico. La Vallepolicella oggi è uno dei territori italiani più ricchi, con un reddito dell'attività agricola fra i più alti del paese, intorno ai 23.000 euro per ettaro, con punte, per gli appezzamenti più vocati, che toccano il milione di euro a ettaro. Ma com'è successo che a tutto un tratto compare questo amarone, che prima sembra quasi non esistere, e sconvolge questa valle veneta in tempi così rapidi? La questione non è chiara, e la storia che gira sembra quasi una favola. A dire il vero, a me le favole piacciono molto, e piacendomi le favole mi piace anche la versione che si dà in Vallepolicella della nascita dell'amarone, insomma la vulgata che vorrebbe che il capo cantina della neonata cantina sociale della Vallepolicella, si chiamava Adelino Lucchese, abbia dimenticato di travasare una botte di Reciotto della Vallepolicella. Il Reciotto è un vino dolce. Non travasandola, la fermentazione di quella botte è andata avanti e quindi tutto lo zucchero si è trasformato in alcol e il vino è diventato secchissimo, è diventato quindi amaro, perché il contrario di dolce è amaro. E uno dei fondatori della cantina sociale, che si chiamava Gaetano Dall'Ora, commentò: ma questo non è amaro, è amarone, cioè era proprio tanto 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 secco. Io non lo so, ripeto, se questa sia davvero l'origine dell'amarone, però c'è da dire che la più antica etichetta di amarone che conosciamo, la bottiglia con l'etichetta più datata, è proprio della cantina sociale della Vallepolicella, che oggi si chiama Cantina Vallepolicella Negrar, ed è dell'annata 1939, quindi è plausibilmente dello stesso periodo di questa presunta invenzione del nome amarone. È conservata in una teca di vetro, insomma, con una cosa preziosissima, e lo è. Io credo in realtà che la storia vera dell'amarone sia ancora tutta da investigare, ancora tutta da scrivere. Secondo Sandro Sangiorgi, famoso giornalista, scrittore, divulgatore, fondatore della casa editrice Portos, era stato più un incidente di percorso quasi inseguito dai produttori. L'ipotesi è che l'amarone esista da sempre. Sono i gusti, le abitudini, le mode e le tendenze di mercato che ne hanno determinato l'emersione, sosteneva in un suo libro uscito nel 2003. Questo spiegherebbe l'assoluto silenzio sul termine da parte di tutti coloro che hanno raccontato la Vallepolicella nei secoli, Enciclopedia Italiana Treccani del 1937 compresa, che cita fra i vini della valle solamente il Vallepolicella Superiore e il Reciotto. Ma a prescindere dalle origini più o meno chiare dell'amarone, abbiamo nel frattempo incontrato le basi che hanno aiutato a creare il suo mito. Innanzitutto, una storia suggestiva da raccontare all'interno di un territorio dalla tradizione vitivinicola millenaria. A seguire, la coltivazione di vitigni praticamente esistenti solo in quella zona. Poi, l'affinamento graduale della tecnica distintiva dell'appassimento.
perfezionamento avvenuto sia grazie alle scuole enologiche che sono sorte nelle città vicine a partire dalla fine dell'Ottocento, sia grazie ad enologi particolarmente talentuosi che hanno operato in zona nel Novecento. Per parlare di qualità e di costanza nella qualità, occorre andare al periodo del dopoguerra. Ma prima di questo salto ci prendiamo qualche secondo e lo dedichiamo al partner del nostro podcast, Signor Vino. Il progetto nasce proprio da un intento comune, che condividiamo dall'inizio: creare cultura sul mondo del vino e in particolare su alcuni dei suoi miti come l'amarone. Ci è piaciuta da subito l'idea di poter aiutare le persone a godere di queste icone in modo ancora più pieno e consapevole. Nel dopoguerra, dicevamo, qualche cantina inizia a produrre amarone con una qualità più costante. Quando arriva il periodo di costituzione delle denominazioni, il disciplinare della Valpolicella, siamo nel 1968, nomina il Valpolicella e nomina il Recioto della Valpolicella e aggiunge che quest'ultimo, citiamo, può essere anche prodotto nel tipo asciutto, in tal caso può portare la qualifica amarone. L'amarone quindi esiste, merita menzione, ma è solo un recioto asciutto, un vino marginale. Fino al 1990, quando si ritaglia una sua autonomia all'interno del regolamento. Solamente nel 2010, nemmeno 15 anni fa, conquista la sua DOCG, insieme al recioto ovviamente, essendo lui l'origine di tutto. Giunge ora anche il momento di gloria del ripasso, che viene inserito in denominazione per la prima volta. Questo per riconoscergli quel successo esplosivo che ha fatto la fortuna della Valpolicella grazie ai mercati scandinavi e americani, innamorati del Baby Amarone, più leggero ed economico perché fatto con il Valpolicella d'annata fatto rifermentare sulle bucce esauste dell'amarone. Da questo breve percorso si intuisce bene come l'amarone sia di fatto un'invenzione recente, che abbastanza velocemente, ma con tutti i tempi burocratici necessari per tutelarlo, è arrivato a diventare il mito che è oggi. Lo spartiacque, nel suo caso, è il 1990. Perché il 90 è l'anno di svolta? È l'anno di svolta fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo è che quattro anni prima, nel 1986, un ex avvocato americano, Robert Parker Jr., nome famosissimo, insomma, inventò il sistema centesimale di valutazione dei vini. Cioè, i vini venivano valutati sulla base di un punteggio da 0 a 100, più il vino era strutturato, concentrato, alcolico, colorato, tannico, polposo, grasso, tutti gli aggettivi che volete, più c'era più, insomma, più il punteggio era alto. È chiaro che l'amarone si prestava benissimo a questo stile di vino, insomma. L'amarone, ovviamente, diventando molto secco e quindi bruciando gli zuccheri molto concentrati dall'appassimento, era un vino estremamente alcolico, poteva essere molto scuro, poteva essere dotato di tannini molto importanti, poteva essere quasi masticabile e quindi, insomma, l'amarone cominciò a essere un vino di levatura internazionale. Considerate che fino a quell'anno erano pochi gli amaroni giudicati positivamente anche dalla critica. Se prendiamo le prime edizioni della guida del Gambero Rosso, che nasce dopo l'86, no? Dopo lo scandalo del metanolo che colpì il territorio italiano, c'era un solo amarone della Valpolicella, anzi Recioto Amarone all'epoca, che fosse premiato con i tre bicchieri. Si dice che nel 1990 ci fu anche un episodio che determinò questa svolta. Si parla di un piccolo gruppo di addetti ai lavori della Valpolicella che andò letteralmente in pellegrinaggio da alcuni dei critici più importanti dell'epoca e andarono in pellegrinaggio a proporre l'amarone come alternativa del Barolo, che in quel periodo usciva con un'annata un po' infelice, un po' precaria, che era quella dell'87, che certamente non è memorabile per la produzione barolista. E questa preghiera venne accolta, insomma, e da lì ci fu un risveglio, un ritorno di fiamma dell'interesse per l'amarone, e l'amarone esplose sul mercato italiano, sul mercato internazionale, grazie alle valutazioni crescenti da parte della critica. Quindi stiamo veramente parlando di un fenomeno nato appena 30 anni fa.
Ancora una volta, come per il Barolo, troviamo un palato, quello anglosassone, che fa la fortuna di un nostro vino. A questo proposito, Angelo Peretti ha una teoria molto interessante, che ha a che fare con il gusto del mercato che cambia ciclicamente. Non è stato il mercato a cercare lo stile Amarone, ma è stato l'Amarone a cercare lo stile che andava sul mercato. C'è stato un periodo in cui, dopo la rivoluzione portata da Parker col suo sistema di valutazione dei vini, c'è stato un periodo in cui il gusto americano si è imposto a livello internazionale. Attenzione, sto parlando di gusto americano, non di gusto americano per il vino. In particolare penso al sapore della salsa barbecue. Il sapore della salsa barbecue è diventato dominante a livello globale con la diffusione dei fast food. La salsa barbecue è dolce, è speziatissima, è aspra, è un po' acida e si adatta a molte cucine e a molti taste, a molti gusti da parte del consumatore. Ecco, l'Amarone degli anni 90 e poi dei primi anni 2000 aveva il sapore della salsa barbecue, cioè era dolce, era potente, era alcolico e piaceva molto quindi a livelli internazionali, ma era dolce, era acido, perché una delle caratteristiche dei vini del Veneto è questa acidità molto spiccata che deriva dal clima, dai suoli, dai territori e dalle uve che si utilizzano, ed era speziato perché le uve della Valpolicella offrono una speziatura molto importante. Il pepe, la cantella, il chiodo di garofano sono tipici sentori speziati delle uve della Valpolicella. Usando queste leve e adattandosi quindi al gusto internazionale, l'Amarone ha stravinto sui mercati, soprattutto dal punto di vista economico, perché questo gusto era ricercatissimo e fino all'anno scorso la domanda è stata più alta dell'offerta, quindi ha mantenuto i prezzi molto alti. E in Valpolicella c'è stata una grande intraprendenza nel saper interpretare questa richiesta di cui parla Angelo Peretti. Entra qui in gioco il fattore umano, quel quid imprenditoriale che aveva fatto la differenza anche nel Barolo con i Barolo Boys. Ma oltre all'intraprendenza si rivelano dirimenti anche altri fattori. Anni e anni di vendemmia alle spalle, prima di tutto, e anche una preparazione approfondita sul metodo dell'appassimento. Infine, la produzione di diversi vini da uvaggio, quindi prodotti assemblando più vitigni insieme, che rispondono bene alle richieste del mercato. Insomma, la Valpolicella dimostra di avere imprenditori che hanno alcune abilità peculiari, fuori dal comune. Io penso che i produttori di vino della Valpolicella si distinguano per tre caratteristiche che trovare messe insieme non è così frequente e che nel loro assieme rappresentano una forza clamorosa e devastante, esplosiva a livello globale. La prima è l'intraprendenza. Dovunque io ne vada nel mondo, incontro qualche produttore della Valpolicella che la ha a promuovere le proprie bottiglie. Credo che non ci sia nessuna famiglia di produttori della Valpolicella che non abbia in qualunque momento dell'anno almeno uno dei suoi componenti che è in giro per il mondo a promuovere i vini della Valpolicella. Non necessariamente solo l'Amarone, insomma, ma anche il Valpolicella superiore, anche il Ripasso, il Reciotto si fa fatica in questo momento a vendere come faticano tutti i vini dolci. Quindi l'intraprendenza in Valpolicella è gigantesca. Il Veneto è sempre stato un territorio di emigrazione fino all'esplosione economica e industriale del dopoguerra. La Valpolicella ha mantenuto l'indole migrante, ma per la promozione del vino, e l'ha fatta come pochi altri a livello nazionale. La seconda prerogativa è questa straordinaria duttilità in termini di adattamento al mercato. Producendo cinque vini fondamentalmente la Valpolicella, cioè il Valpolicella superiore, il Ripasso della Valpolicella, l'Amarone della Valpolicella, il Reciotto della Valpolicella, in linea teorica non c'è ambito nel settore dei vini rossi che i produttori della Valpolicella possano soddisfare, e sono veramente molto abili nell'usare le tecniche di vigneto e di cantina per adattare lo stile dei propri cinque vini a quelle che sono le esigenze non solo dell'attualità,
ma addirittura dei singoli luoghi di destinazione, un po' come lo champagne, se vogliamo, che ha sempre adattato il dosaggio di zuccheri nei propri vini a seconda del paese di destinazione. Io ritengo che in termini di capacità di adattamento al mercato i produttori della Valpolicella siano assimilabili totalmente ai produttori dello champagne. Ecco, anche nel mito dell'amarone della Valpolicella ci sono delle linee di congiunzione con la Francia, ma ci torniamo dopo. Sentiamo la terza straordinaria capacità dei produttori, secondo Angelo Peretti. La terza prerogativa è la straordinaria capacità di utilizzo della tecnologia. Due vini della Valpolicella, tre vini della Valpolicella nascono dall'appassimento, l'Acciotto e l'Amarone dall'appassimento diretto, il ripasso dal rigoverno del Valpolicella, dalla rifermentazione del Valpolicella sulle vinacce dell'Amarone e del Recioto, ma in Valpolicella si è capito che il vecchio metodo non funzionava perché produceva uve che potevano essere oggetto di attacchi di muffe, di attacchi fungini, che quindi potevano devastare il gusto e poteva anche essere oggetto questa tecnica di ossidazioni precoci delle uve e quindi dei vini. E quindi la Valpolicella si è industriata per creare locali di appassimento che sono oggetto di studio da parte di produttori di tutto il mondo. I fruttai nei quali si fanno appassire le uve destinate all'amarone sono dotati di tecnologie computerizzate che permettono di dosare perfettamente la qualità, la quantità e la qualità dell'aria e delle correnti d'aria soprattutto che vengono a influenzare l'appassimento sia in termini di salubrità delle uve, perché è chiaro che la presenza di correnti d'aria impedisce la formazione di muffe, sia soprattutto in termini di dosaggio di questi innesti di aria nei fruttai per lo sviluppo delle caratteristiche aromatiche delle uve, delle prerogative aromatiche delle uve. Credo che in nessuna parte del mondo, tranne che nel settore della spumantistica, si sia arrivati a un livello di adattamento tecnologico pari a quello della Valpolicella. Quindi sono tre prerogative: l'intraprendenza, l'adattamento al mercato e la capacità di utilizzo della tecnologia, che hanno fatto grande e continuano e continueranno, io ritengo, a far grande l'economia vinicola della Valpolicella. Intraprendenza, capacità di adattamento, orientamento all'innovazione tecnologica. Con questo tipo di attitudine, parte del loro DNA, i produttori della Valpolicella hanno capito di avere tra le mani il vino giusto nel momento giusto e hanno lavorato in questa direzione. Questo, certamente, vale per la maggior parte delle cantine, soprattutto per le tantissime nate durante il momento di picco dell'amarone sul mercato. Va anche ricordato, però, che ci sono state diverse realtà che hanno mantenuto un loro stile, senza cambiarlo mai, partendo dalla ricerca costante della qualità, senza mai scendere a compromessi, e quindi diventando vere e proprie icone per gli appassionati e punti di riferimento per i colleghi produttori. Come Giuseppe Quintarelli. Bisogna dire che il mio papà ha sempre investito tanto sulla qualità della produzione, con scelte anche particolari, singolari, se vogliamo, per quei tempi. Ad esempio, un esempio potrebbe essere quello di lasciare pochi grappoli sulla pianta e tagliare quelli in eccesso, che così pochi che rimanevano si sviluppavano bene. Oppure, un'altra cosa particolare sua era il fare lunghi invecchiamenti del vino, però nella botte grande. Ecco, questo credo che abbia contribuito a far crescere la qualità e quindi anche il valore dei vini nella Valpolicella. E questo suo esempio è stato alzato lentamente ma costantemente il livello generale sia delle produzioni, ecco, insomma, tanti hanno poi seguito il suo esempio, si sono ispirati altri produttori della zona, l'hanno imitato. Ecco, una cosa anche importante da dire è che noi l'amarone non lo facciamo tutti gli anni.
se un'annata ha avuto dei problemi, che possono essere un'annata piovosa tanto durante la primavera, estate, un'annata con molta grandine, ecco, problematiche sì, sul vigneto in quegli anni. Insomma, noi proprio l'amarone, amarone come lo intendeva il papà, ha cominciato lui, la prima annata dell'amarone, non amarone, si chiama Rosso del Bepi, e è stato il 94, il primo anno che il papà proprio ha pensato a un vino che per correttezza era un amarone, ma non con i canoni che lui, che per lui erano giusti per uscire con l'amarone. Un amarone declassato, però segue tutto il processo del grande amarone, però sappiamo che quell'annata insomma non era delle migliori e quindi insomma il vino non ha raggiunto quel livello che di solito insomma prima di uscire deve avere. Ricercava assolutamente sempre la qualità. Non guardava la parte economica, ma soprattutto che il vino che usciva rispecchiasse quello che lui aveva in testa. L'esempio di Quintarelli ovviamente non è l'unico. Dalla sua aderenza costante alla qualità sono nati diversi allievi che hanno fondato altrettante cantine mitiche. Romano Dal Forno o Celestino Gaspari, ad esempio, i quali si sono fatti interpreti di versioni di amarone più moderne. I miti della tradizione, come Quintarelli, quelli più moderni, come Dal Forno, e le icone più contemporanee, sono vini che potete conoscere esplorando il sito e i negozi di Signor Vino. Alcuni, certo, sono vini da riservare per occasioni speciali, altri invece possono essere parte di esperienze più quotidiane. Sempre con un obiettivo di tutela della qualità dei vini della Valpolicella, alcuni produttori storici della denominazione si sono uniti in un'associazione per cercare di difendere quella che, secondo loro, rappresenta la produzione più tradizionale o classica del territorio. L'ampliamento della zona di produzione e l'aumento del numero e della grandezza delle cantine che operano nella valle li ha infatti convinti nel 2009 a fondare le famiglie storiche. Il loro intento è difendere una produzione artigianale del vino, ribadire il valore della coltivazione in collina delle vigne e sostenere la promozione nazionale e internazionale di quel tipo di Valpolicella. Questa presa di posizione, se da un lato ha dato vita a frizioni e conflitti, dall'altro ha dato il suo contributo nel definire quel territorio. Nell'alzare, come dire, l'asticella della qualità, già a partire dalle intenzioni, e a rendere quindi la Valpolicella nota ed apprezzata. Ci troviamo di fronte dunque sia a singoli produttori che a gruppi di produttori che, con consapevolezza, hanno creato un vino con l'obiettivo di alzarne il prestigio. Dai vini altalenanti raccontati dai giornalisti d'inizio secolo ai vini bevibili e abbinabili del secondo dopoguerra, dai vini ossidativi difficilmente affrontabili degli anni 80-90 al perfezionamento della tecnica e della tecnologia dell'appassimento. Insomma, la Valpolicella ha attraversato tante fasi. E dalla sua immersione definitiva del 1990 ad oggi, l'amarone è arrivato a una qualità sorprendente. Come dicevamo, il tutto nel giro di una generazione. Un caso quasi unico al mondo che rende di nuovo la Valpolicella un piccolo miracolo degno del mito che ha creato. Certo, oggi quel tipo di approccio al mercato, prettamente commerciale, e quel tipo di stile o di gusto non bastano più. Non è bastato in fondo nemmeno far rientrare l'amarone nella categoria dei fine wine, categoria che Wine Spectator, la rivista più influente a livello internazionale, stila ogni anno per delineare lo scenario dei vini da collezione. E qui entra in gioco una caratteristica che, se oggi non ha più un ruolo così centrale, fino a qualche anno fa ha rappresentato una forza decisiva. L'amarone, all'inizio, non è stato sinonimo di territorio, ma brand, esattamente come Bordeaux. Rieccoli francesi. La Valpolicella, quindi, non somiglia solo allo champagne, a cui la accomuna la straordinaria capacità tecnica sviluppata negli ultimi 50 anni, ma anche a Bordeaux, vicina invece per quello che riguarda l'approccio al mercato. Là, come qua, non si fanno vini monovitigno, e questo è stato indubbiamente un vantaggio in termini di storytelling. Da una parte si parlava di amarone, da un'altra parte si parlava di ripasso, e i due nomi tipici della Valpolicella, cioè Amarone e Ripasso, hanno spopolato nel mondo. Io sento pochissima gente, anche nella stessa Verona, chiedere un Amarone della Valpolicella o un Valpolicella Ripasso. Si chiede Amarone o si chiede Ripasso. Si omette lo stesso termine geografico. Di fatto Amarone e Ripasso
sono diventati dei grandissimi brand che si sono imposti a livello globale, a livello internazionale. Forse è stato legato in maniera specifica a un unico vitigno, l'Amarone o lo stesso Ripasso, io credo che avrebbero fatto più fatica a imporsi rapidamente, perché la complessità comunicazionale sarebbe diventata per assurdo maggiore. La gente non avrebbe capito se stava bevendo un Amarone o una Corvina. Beveva un Amarone e non gli importava granché delle uve. Questa è un po' l'origine anche del successo dei vini storico, dei vini di Bordeaux. A Bordeaux non è vero che hanno dei vitigni che si sono imposti a livello globale come il Cabernet Sauvignon o il Merlot, ma la gente beve vini di Bordeaux, non è particolarmente interessata, se non proprio i più cavillosi, a come sia composto il vino, tant'è che in etichetta i produttori di Bordeaux neanche lo riportano il loro blend, neanche riportano la varietà di uve utilizzate. Anche in questo caso credo che la Valpolicella abbia seguito una delle best practice a livello internazionale, come già dal punto di vista dell'utilizzo della tecnologia. Forse la Valpolicella è stata, dal punto di vista di approccio al mercato, uno dei territori più francesi in Italia. Di certo, a consolidare il mito ha aiutato anche la produzione esigua di Amarone della Valpolicella. Produzione che è aumentata esponenzialmente in pochi anni, ma che comunque oggi si è assestata intorno ai 14 milioni di bottiglie. Cifra che lo rende ancora una quantità limitata rispetto, ad esempio, ai circa 500 milioni di bottiglie di Bordeaux che vengono prodotte ogni anno. Ma, dicevamo, oggi non basta più. Un mito che si è creato e consolidato deve trovare nuove vie per incrociare la contemporaneità. Non basta la produzione limitata, non basta una DOCG che tutela il marchio delle imitazioni, non basta il perfezionamento tecnico e tecnologico, non basta lo storytelling o il paragone con i vini iconici di Bordeaux. Il gusto del mercato è cambiato, come è cambiata l'attenzione che gli appassionati rivolgono al vino. Cercano riconoscibilità e identità, proprio quelle caratteristiche che servono per diventare fine wine, cioè vini da collezione. E nelle evoluzioni della contemporaneità anche il mondo Amarone sta evolvendo. Le nuove generazioni hanno un approccio nuovo, con una mentalità che punta decisa verso l'identità, con un interesse rivolto più a vini da uve fresche che appassite. Che sia la vigilia di una nuova era? Una rivoluzione che potrebbe portare l'Amarone a essere ancora più vicino al suo territorio? Il Consorzio di Tutela ha istituito di recente una commissione sottozone, una commissione vallate l'hanno chiamata, e ha affidato a un tecnico la valutazione e l'analisi di tutti i suoli e di tutti i climi delle vallate della Valpolicella. Non dimentichiamoci che la Valpolicella è un territorio molto lungo, va sostanzialmente dal fiume Adige, quindi dal confine col lago di Garda, fino al Soave, fino all'est veronese, ed è attraversato da più di 10 vallate. Ecco, questi studi hanno portato a determinare che ci sono delle consistenti variabilità stilistiche possibili a seconda dell'estensione del bacino idrografico di ciascuna vallata. È chiaro che una vallata c'è se esiste un torrente. La Valpolicella, il territorio della denominazione di origine della Valpolicella, è attraversata da questi valli e di questi torrenti. I fianchi creati o scavati da questi torrenti nelle vallate determinano delle variazioni, hanno portato a nudo suoli di origine marcatamente differenti. Non solo variano le altimetrie, variano anche i venti che attraversano queste vallate, per cui sarà sicuramente possibile arrivare alla definizione di 11-13 sottozone della Valpolicella che abbiano come punto di riferimento il territorio nella sua più assoluta intimità. E questo verrà applicato, secondo le intenzioni del Consorzio, a tutti i vini, quindi a tutte e quattro le denominazioni, Amarone compreso. Non solo, io che vivo sul territorio e quindi ho assaggiato la storia e l'identità territoriale del territorio,
ho sempre percepito le differenze delle varie tipologie di Amarone provenienti dalle singole vallate, a condizione ovviamente che le uve fossero tutte originate da quella singola vallata. Non dimentichiamoci che i padri fondatori della denominazione in nuce questa cosa l'avevano capita, tant'è che crearono una specificazione per i vini della Val Pantena, che avendo suoli molto ghiaiosi, una valle molto più ampia, eccetera, aveva caratteristiche, produceva caratteristiche organolettiche diverse. Il futuro della Valpolicella sarà sicuramente un futuro di vallata e un futuro di sottozona. D'altronde, se non si coltiva l'identità, la tecnica di per sé resta copiabile e in qualche modo sempre imitabile. Per questo soddisfare la sete di identità delle nuove generazioni è così importante. Aiutarli a conoscere l'identità del produttore, dei vitigni, del contesto geografico, storico e sociale non può che portare beneficio alla Valpolicella e aiutarla a mantenere vivo il suo mito. La capacità di adattamento che i produttori della Valpolicella hanno sempre dimostrato di avere, c'è da dire, porta a essere ottimisti, anche nei confronti dell'emergenza climatica, che non risparmia l'Amarone e la tecnica che lo ha reso così ricercato, famoso e caro, cioè l'appassimento. Le soluzioni percorribili sono tante, alcune più veloci da applicare, altre meno, ma l'importante è iniziare a reagire. Io ho un sogno che forse non farò in tempo a vedere realizzato, perché insomma comporta tempi abbastanza lunghi, ed è di tornare a un paesaggio della Valpolicella che sia un po' più simile al paesaggio storico della Valpolicella, quindi un ritorno alla pergola che torni a sostituire il filare. La pergola veronese era la forma di coltivazione tipica della Valpolicella, del territorio del Lago di Garda, del territorio del Soave. In Valpolicella è stata in larga parte, in larghissima parte, soppiantata dal filare, perché il filare consentiva una maggior concentrazione delle uve. Oggi c'è meno bisogno di concentrazione delle uve e anzi c'è bisogno, da un lato, di conservare le acidità tipiche del territorio e dall'altro anche di proteggere di più i grappoli dalle avversità atmosferiche, e si sta riscoprendo la pergola. Spero che la pergola torni a caratterizzare sempre di più il territorio della Valpolicella. E poi io ho un mio pallino che sarà lontanissimo e difficilissimo da raggiungere, ma a Bordeaux, guarda caso, ci stanno già pensando i maggiori produttori, ed è la cosiddetta agroforestazione. Perché non dobbiamo pensare di preservare le acidità delle uve e la salubrità delle uve anche tornando a piantare alberi intorno o in mezzo ai vigneti? Mi piacerebbe vedere tornare qualche bell'albero di ciliegia che ombreggi con le sue fronde le vigne, le protegga e consenta di arrivare non troppo in alto con gli standard di maturazione tecnologica, quindi in maturazione degli zuccheri, in modo da avere vini meno alcolici e adatti di più alla beva e alla tavola, perché conservano maggiore acidità. Non lo so se questa sia un'utopia, non lo so se sia una chimera, però in alcune parti del mondo lì si sta andando, in quella direzione si sta andando, e nel veronese vedo che i giovani adorano parlare di pergola e non più di filare. Quindi io, insomma, sono anche qui moderatamente fiducioso. Siamo arrivati alla fine dell'esplorazione di questo mito enologico. A differenza del Barolo, senza l'influenza di nobili, re e imperatori. Per l'Amarone hanno fatto la differenza la tecnica dell'appassimento e i produttori che l'hanno perfezionata, un gruppo di vitigni autoctoni, un grande intuito commerciale e la creazione di un brand. Ancora una volta sono entrati in campo il palato anglosassone e il prendere ispirazione dal talento francese. E ancora abbiamo incontrato l'ingegno e la fortuna, la preparazione e la tenacia, e di nuovo la flessibilità e la capacità di adattamento. Per non perdere gli episodi di Vini Mito, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Vini Mito è una serie podcast di Cora Media per Signor Vino, scritta da Nicole Schubert e raccontata da Jacopo Cossater e Graziano Nani. La cura editoriale è di Graziano Nani. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La project manager è Monia Donati. Il producer è Alex Peverengo. Il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa.
Il fonico di studio è Luca Possi.